Ciao ragazzi. Allora, mi sa che un po' di tempo che non faccio una night routine e in molti me l'avete fatto notare, quindi io ascolto sempre le vostre richieste e quindi oggi faccio una night routine aggiornata, una routine serale. Non fate caso ai peli di Denver che svolazzano in giro perché qua che sta facendo il sonnellino serale, quindi ora non mi resta che lasciarvi il video che spero tanto vi piacerà. Vi mando un bacio enorme, un mega abbraccio. Grazie perché mi state sempre super super vicini e niente, alla prossima, ciao! Come ogni night routine, anche questa inizia con me che torno a casa e la prima cosa che devo assolutamente fare, non ho scelta, dovete sapere, è salutare gatto Denver e coccolare gatto Denver, perché lui appena mi sente che arrivo inizia a miagolare fortissimo e pretende che io vada da lui a farmi dare i bacini. Solo dopo posso fare tutte le altre cose, quindi poi appoggio la borsa. Oggi vi faccio scoprire questi due prodotti che mi sono portata con me durante la giornata e sono dell'Occitane della linea P1, la prima è la CC Cream e poi c'è il balsamo labbra colorato. Adesso vedrete anche il risultato di questi due prodotti. La crema, la CC Cream, molto importante, è un fattore di protezione 20, nonostante non si senta addosso, ha un fattore di protezione alto e io ve lo dico sempre, indossate, è sempre molto importante in estate, anche se non siete in spiaggia, è sempre molto importante indossare avere un fattore di protezione che protegga la pelle dal sole. Questo è il balsamo labbra, che anche se è super idratante ha questo colore molto naturale, molto carino, e questa invece è la CC Cream su di me. Questa è la colorazione 2, ma è comunque molto chiara, quindi io di solito ho la 1, ma questa è perfetta per me come colorazione e calcolate l'avevo addosso da 6 o 7 ore, quindi anche un'ottima durata. Poi cosa faccio? Tolgo i tacchi e metto le mie ciabatte preferite con gli unicorni. Io amo queste ciabatte, forse insomma l'avrete capito perché ve l'ho fatto vedere miliardi di volte, ma sono troppo carine secondo me. Poi nella nostra stanza cosa faccio? Mi metto comoda. La prima cosa che faccio quando arrivo a casa, praticamente dopo che ho coccolato gatto Denver, naturalmente vado a togliere tutti i gioielli che indosso. Non so perché, ma quando torno a casa mi piace togliere tutto: anelli, il nostro anello di fidanzamento, bracciali, orologio, orecchini. Tolgo sempre tutto, tutto, tutto subito. E poi naturalmente mi cambio e mi metto comoda. Quindi lancio tutti i vestiti sul letto e metto la mia vestaglia preferita del momento, nera e rosa. Questo binomio di colori che io amo, lo sapete se mi seguite da un po'. Poi con le mie ciabattine che sto inquadrando costantemente perché mi piacciono troppo, forse l'avrete già capito, vado ad iniziare la mia night routine. Questa è tutta la linea P1 dell'Occitane e oggi userò proprio questi prodotti. Inizio con il gel micellare e vado ovviamente a struccare tutto il viso. Dovete sapere che se come me tendete a sprecare l'acqua micellare, un'ottima alternativa, e questo è lo schifo sul dischetto di cotone, tutto il trucco che se ne va, provate il gel micellare perché non tendete a sprecarlo, almeno per me è così, come l'acqua micellare, quindi provate questo. Poi vado a sciacquare la pelle. Tampono sempre con l'asciugamano, mi raccomando, siate delicate sulla pelle del vostro viso, quindi sempre meglio piuttosto che tirare, sempre meglio tamponare. Poi passo al tonico della stessa linea e vado a togliere tutti i residui di trucco con un dischetto di cotone. Ha un profumo buonissimo, tutti i prodotti di questa linea hanno un profumo buonissimo. E poi passo all'idratazione. Questo è il siero e vado appunto a stenderlo su tutto il viso picchiettando, perché poi durante la notte agisce. Lo metto anche la mattina ma quasi sempre la sera, appunto perché poi agisce durante la notte. Poi vado ad idratare la pelle con la crema. Poi vado ad applicare la nuovissima maschera defaticante notte, che è un tocca sana da sollievo immediato alla pelle stanca. Io ne ho proprio bisogno oggi perché ho la pelle veramente affaticata, quindi vado ad applicarla, la lascio agire tutta la notte, non serve neanche risciacquarla. Voglio farvi sapere che se acquistate il full size di un trattamento P1, può essere la crema, può essere un siero, il siero può essere la CC Cream, riceverete in omaggio il kit di indispensabili che ho creato io con i miei prodotti preferiti della linea. Basta inserire il codice promozionale KissandMakeup01, ma ve lo scrivo anche giù nel box informazioni. Con lo stesso codice, se acquistate più di 35€, ci sono anche le spese di spedizione in omaggio. E poi, sempre con le mie ciabattine unicornose, vado nel mio studio, se mi seguite da un po' lo conoscete molto molto bene.
vado, non posso negare che vado subito al computer su YouTube, perché se non sono su YouTube per tipo un'ora è già tantissimo, quindi vado a vedere l'ultimo video, gli ultimi commenti che mi avete lasciato, lascio sempre like, rispondo sempre a più commenti che posso, davvero, ci tengo sempre a farvi sapere che li leggo tutti e cerco di rispondere a tanti. Poi io vi adoro perché lasciate sempre dei commenti carinissimi, cioè siete troppo forti davvero, siete proprio una famiglia per me, quindi è sempre un piacere andare a leggere i vostri commenti, lascio sempre cuoricini. Poi qui sono sul divano con Tomas che molto pigramente guardiamo la TV, quindi qui siamo concentrati sulla televisione. E naturalmente devo coccolare anche Gatta Stellina, se no poi me lo dite, ma perché coccoli sempre gatto Denver e Gatta Stellina non si fa vedere? Lei si presta un po' meno nei video, però devo coccolare anche lei, guardatela quanto è diventata cicciottella, mannaggia Gatta Stellina, anche gatto Denver non scherza, lo so, me lo dite sempre. E poi vado a preparare una tisana, questa è una tisana ai frutti rossi, e la porto in camera, vado a rilassarmi un po' sul nostro lettuccio. Eccomi qua, anche se è estate mi piace sempre bere una buona tisana calda, che questa ha un profumo buonissimo. Poi leggo di solito un libro, adesso sto leggendo Gerusalemme, ma a volte leggo anche il cellulare, qualche news, qualche storia sul cellulare, non posso negarlo. E poi quando finalmente ho troppo sonno per poter stare sveglia, cioè aspetto sempre il momento in cui gli occhi mi si chiudono davvero, vado a togliere tutti i cuscini e vado a fare la nanna. Buonanotte!